Ben ritrovati, un saluto a voi tutti, la clessidra perché in questi ultimi editoriali ho superato il tempo dei 15 minuti, quindi è bene tenerlo a riferimento, il granello che trascorre a segnare il tempo che passa. Ben ritrovati, un saluto a voi tutti, inizia una nuova settimana, una informazione, quella del Mike Notizie che non è quotidianamente dedicata in tutte le sue edizioni all'editoriale. Ma ci sono poi gli approfondimenti, ci sono le interviste e quindi se in qualche giorno non abbiamo il piacere di incontrarci e soprattutto io non ho il piacere di essere vostro ospite, spero gradito, eh, mi scuserete ma è perché dobbiamo intervallare la nostra informazione anche perché non devo essere sempre io a parlare, sì, ogni tanto un editoriale, l'espressione un di una propria opinione, la portata a vostra conoscenza di qualsiasi argomento che viene a noi inviato via mail a chiocciolalibero.it ma senz'altro c'è bisogno di dare più spazio a chi sta dall'altra parte a voi tutti. È per questo che vi invito, vi sollecito, vi sensibilizzo a inviarci sempre più le vostre osservazioni, le vostre richieste, a partecipare attivamente a quella che è l'attività anche giornalistica. Non bisogna per forza di cose essere giornalisti, essere scrittori, romanzieri, per poter partecipare, per poter scrivere qualche riga della storia della propria comunità, del proprio Stato, della propria regione. Tutti noi possiamo collaborare, sì, basta una segnalazione per far nascere che cosa? un servizio giornalistico, un approfondimento, un editoriale, quindi non dobbiamo mai tirarci indietro. Quando osserviamo qualcosa che per noi è importante, dobbiamo subito segnalarlo. Se c'è la necessità di farlo alle forze dell'ordine, certo, prima di tutto alle forze dell'ordine, ma se invece ha prettamente un aspetto socioculturale, ecco segnaliamolo a chi? Ai mass media, alle testate giornalistiche in maniera tale che possano parlare di quell'argomento e di coinvolgere l'opinione pubblica. E allora, prima di tutto la Codacons di Acquaviva delle Fonti è invitato il Presidente Spinelli Lorenzo e i componenti di Vietri Beppe, Carlucci Sergio, Pistilli Francesco e Montenegro Tommaso, della terza commissione consigliare, a poter ospitare l'Associazione a tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ad un tavolo, a una commissione in cui si possa parlare di quale argomento del rischio salute pubblica a causa di lavori edili incontrollati e non rispondenti alle normative vigenti, limitazioni ingresso nell'abitato dei mezzi inquinanti. Perché? Perché eh, quando si eseguono delle opere nessuno di noi ne è al corrente, non abbiamo un sito comunale dove dedica una finestra, una pagina prettamente, esclusivamente a queste opere di carattere pubblico oppure di carattere privato ma che vengono ad interessare degli spazi pubblici per cui magari ci troviamo a dover percorrere una strada che troviamo bloccata al passaggio dei mezzi e anche magari dei pedoni e per cui in quel momento scopriamo che quella via che in quella via c'è l'interruzione del pubblico passaggio. Non abbiamo una finestra in cui quotidianamente il Comune di Acquaviva informi i suoi utenti e non solo i cittadini acquavivesi che quella strada è interrotta, che in quell'altra si stanno eseguendo delle opere. Questo è un modo trasparente di amministrare la cosa pubblica che eh, per chi non è avvicendato nella, nelle stanze della pubblica amministrazione sbagliando pensa che ci si limiti quando si parla di trasparenza alla pubblicazione degli atti all'albo online. Non è questa la trasparenza amministrativa voluta dal legislatore, soprattutto nei giorni nostri dove chi amministra deve, e non su social ma con i mezzi pubblici che ha, che sono pubblici e quindi riguardano tutti i cittadini, informare gli utenti, il popolo di quello che si sta facendo e di quello che può coinvolgere la vita di tutti i giorni del popolo, perché il popolo definito sovrano eh, deve essere informato da chi sta amministrando la cosa pubblica, da chi è stato delegato dal popolo sovrano. E allora quando si parla di salute pubblica si parla di una tutela costituzionale. Si parla di un diritto alla salute, non di uno slogan, è un diritto per il cittadino che lo Stato possa salvaguardare e tutelare la sua salute. E questa tutela non è limitata esclusivamente nel garantire le cure gratuitamente e quindi come Stato al cittadino che in quel momento diventa paziente. Non è esclusivamente garantire le cure, ma in senso lato, oggigiorno sempre più importante, è garantire che il cittadino possa realmente godere di questo diritto costituzionale riconosciuto dalla stessa carta costituzionale come diritto essenziale, diritto prioritario, un diritto che non può essere secondo a nessun altro interesse o articolo o comma della carta costituzionale. E allora nel momento in cui si svolgono delle attività che provocano inquinamento, è naturale che questo inquinamento possa provocare dei danni alla salute pubblica e tante sono più numerose le attività che si svolgono e che provocano inquinamento ambientale, tante più saranno le persone che potranno essere soggette a questo inquinamento. E allora cosa deve fare? Una amministrazione, una politica che si rispetti, non solo a parole, nei propri programmi inserire la tutela dell'ambiente, la salvaguardia dell'ambiente nel proprio programma elettorale per cui poi si viene scelti, eletti e si sale al palazzo ad amministrare, in questo caso a Palazzo dei Mari, ma nei fatti, concretamente, con gli opportuni provvedimenti, con le linee con l'indirizzo politico che deve essere inviato alla macchina burocratica del proprio comune che si sta amministrando, per cui tutti quegli agenti, tutte quelle persone, tutti quei soggetti che hanno a diverso titolo la responsabilità di dover lavorare per garantire che l'ambiente venga rispettato, devono intervenire. E soprattutto lo devono fare già autonomamente perché sono deputati a farlo e hanno il dovere di farlo. Ma devono trovare nell'input, nella, nell nella sollecitazione dell'organo politico di chi amministra, di chi siede a palazzo, una sollecitazione, un voler dire a questi dirigenti, a questi agenti, a questi soggetti, mi raccomando, salvaguardate l'ambiente e come? Andando ad individuare coloro i quali sono soggetti inquinatori. Quando noi sentiamo parlare e purtroppo vediamo nelle dicole quei manifesti che indicano, anche pubblicando la fotografia che un nostro amico, un nostro conoscente, purtroppo deceduto e poi magari approfondendo andiamo a vedere che il male che lo ha colpito è un male tumorale, ecco, ci fa riflettere e magari c'è chi fumava e magari chi lavorava in un'azienda chimica, chi, cosa e come, quando, dove, perché ci chiediamo noi, ancora oggi nel 2019 non si riesce a rendere l'ambiente più tutelato, la salute, questo diritto costituzionale, realmente usufruibile da parte dei cittadini. Perché nel momento in cui ci sono delle opere edili e si sparge polvere dappertutto, è naturale che sicuramente quello che stiamo respirando non è la salubrità l'area pura né possiamo pensare che nessun granello di polvere proveniente da lavori idili o magari da altri soggetti non possa arrivare alle nostre narici nelle nostre abitazioni sarebbe impensabile una cosa del genere perché non esiste l'essere in una cappa purtroppo per quanto riguarda la salvaguardia della nostra salute ma quantomeno verificare che c'è chi ci sta proteggendo, ottenere che chi ha l'obbligo, prima di tutto morale e poi soprattutto lavorativo, perché viene pagato per fare questo, ci sta tutelando, andando a inibire tutte quelle situazioni che provocano inquinamento. E allora è naturale che quando si stanno eseguendo delle opere in un cantiere, non si deve vedere uscire da quel cantiere la polvere a go-go. Viene recintata l'aria, viene fatta in maniera tale che venga isolata, che quel cantiere venga isolato rispetto all'esterno di quella strada, di quel quartiere, e che quindi se si sprigionano polvere perché sto facendo lavori edili, rimangano all'interno di quel cantiere, ma se io vedo che c'è il cassone a cielo aperto, se io con la mia carriola svuoto gli inerti provenienti da scavi, ribaltando diciamo, la carriola nel, nel modo semplice che si faceva negli anni del mio bisnonno, è naturale che quel ribaltare, quello svuotare provoca delle polveri e vanno via ed entrano magari nella macelleria, nella farmacia, nel negozio di abbigliamento, entrano dappertutto e quindi nelle nostre case e noi dovunque andiamo, lo andiamo a respirare, non solo quando queste polveri vanno via, via le vediamo, quel fumetto bianco quella nuvoletta bianca, ma anche quando nel passeggiare in una strada pubblica o in quell'attività commerciale, con il nostro calpestio andiamo a sollevare quelle polveri che vanno poi nell'aria che stiamo respirando e la respiriamo, la inculchiamo dentro di noi, senza accorgerci perché di quello che stiamo subendo, perché sono particelle così micro, così piccole che non le possiamo vedere ad occhio nudo. E allora, se sull'estramurale, si sono eseguiti delle opere edili, lavori pubblici, che hanno interessato Piazza Kennedy e anche tutta l'estremurale, ma in particolare quando hanno interessato quel tratto che va da via Cassano e via Pietroforte, è naturale che quel tratto era definito cantiere e quindi doveva essere inibito in quel tratto di strada sia il passaggio dei mezzi e sia il passaggio dei pedoni. Invece questo non è stato fatto e quindi non solo il passaggio e quindi il pericolo per chi vi transitava con i mezzi, perché poi abbiamo visto nelle immagini che cosa succedeva. Ma se si stanno eseguendo delle opere, se io comune do un'autorizzazione, perché sono io che devo dare l'autorizzazione, affinché i lavori inizino rispetto a un progetto, rispetto a un bando che ho fatto, rispetto a una tabella dell'esecuzione delle opere, devo rendermi conto che se lì c'è uno stop deve continuare a esserci la segnaletica sia verticale che orizzontale, perché se io non ho inibito il traffico alla viabilità, quell'automezzo, quel mezzo, quel ciclista, quel motociclista che dall'estramurale si affaccerà su Via Cassano, hai il diritto, specialmente se non eri acquariva, ma tutti hanno il diritto di vedere uno stop, una segnaletica verticale con la scritta stop e anche orizzontale con la scritta stop, a dirmi attenzione, qui ti devi fermare perché devi far passare, transitare sia chi viene da sinistra che chi viene da destra. E invece il segnale dello stop è sparito, non c'è più quello verticale. E non c'è nemmeno, figuriamoci, quello orizzontale, quello pitturato sull'asfalto, per cui chi viene di là dall'estramurale ha avuto la possibilità di attraversare e andare direttamente su via Cassano e per fortuna che non sia mai successo nulla, almeno non mi risulta il, mi risulta il contrario. Ma io dico, nel momento in cui si dà un'autorizzazione, nel momento in cui si deve garantire al popolo sovrano di usufruire dei suoi diritti, non si possono iniziare le opere togliendo il cartello, la segnaletica, se non installando la nuova. Ad oggi, almeno quando è stata fatta la foto, questa segnaletica è inesistente. E come non si spiega il perché, se ci deve essere il passaggio di una spazzatrice in una strada, si possa autorizzare proprio in quella fascia oraria il parcheggio di cassoni che non danno la possibilità alla spazzatrice di poter fare la pulizia ma la cosa poi più grottesca è che chi provoca la sporcizia chi sporca il marciapiede chi porta queste polveri questi materiali inerti per strada deve poi essere esso stesso a pulire deve lasciare la sera diciamo quello spazio appena terminati i lavori del giorno pulito Ramazzato. Invece questo non avviene e addirittura io vi pongo un cassone dove sto facendo altra polvere non dando la possibilità alla spazzatrice che passa una sola volta alla settimana da quella parte di strada di poter ramazzare e pulire quello che io ho sporcato per tanti giorni. E allora vi è un mancato rispetto da parte di chi esegue le opere di, una semplice, di un semplice principio che un regolamento e cose che io dovrei conoscere a memoria se sono un'attività, un'azienda un che seriamente opero nella mia comunità e in quel settore. E dall'altra i cittadini che magari svegliandosi più tardi o andando al lavoro sul presto e tornando a sera pensano che la spazzatrice abbia pulito e quindi l'operatore a terra abbia pulito il marciapiede e la strada e invece si ritrovano a dover continuare a calpestare quegli inerti, quella porcheria, quelle polveri che poi porteremo anche nelle nostre abitazioni. E allora è, è necessaria una sensibilizzazione a chi dovrebbe intervenire, è necessario che se ne parli, non solo nella Commissione, ma che ogni rappresentante politico, ogni consigliere comunale, se realmente vuol tenere fede al suo mandato, che è quello di rappresentare tutti i cittadini che intervengano, che facciano la loro parte e perché il diritto alla salute è un diritto che la Costituzione tutela, che la Costituzione ha ben scritto come diritto alla salute, come tutela costituzionale e se un consigliere comunale vuol tener fede al suo mandato non può che fare in modo che venga rispettato tutta la legislazione, la normativa dalla nazionale al locale che possa garantire ai cittadini che si stanno amministrando di poter godere di un ambiente salubre. perché ognuno sta facendo la sua parte i dipendenti comunali, gli agenti e quindi anche i politici certo è e concludo è strano laddove vi è una comunità che vede tutti questi soggetti non intervenire, perché se non interviene il numero uno dovrebbe farlo il numero due, il numero tre, ma che tutti i soggetti coinvolti, che hanno il dovere di garantire e tutelare questo diritto, non lo facciano, è veramente grave. E quando questo avviene vuol dire che c'è un sistema che non funziona, c'è un sistema che sicuramente non può essere definito democratico negli effetti che quella democrazia locale sta esprimendo. Ed è quindi necessario che gli organi nazionali si interroghino su, su quanto evidentemente è necessario modificare le norme nazionali affinché si possa commissariare anche un settore, anche un ente nel momento in cui non è capace di tutelare dei diritti importantissimi dei diritti rilevantissimi le priorità di uno stato che vengono definite dalla costituzione come quella della salute pubblica insomma per intenderci non è solo il commissariamento perché non si riesce ad approvare un bilancio che un governo dovrebbe essere capace di fare e debba avere la possibilità di fare ma in tante altre situazioni e questa della salute pubblica è sicuramente una delle tante o meglio, delle più importanti in cui un governo, se veramente vuole il bene dei suoi cittadini, deve poter intervenire perché dove c'è l'omertà locale, dove c'è il clientelismo locale, dove c'è, tra virgolette, la mafia locale, si debba poter intervenire perché evidentemente chi è nel territorio non è stato capace o non lo ha voluto fare. Un saluto a voi tutti. ・お待たせしました。<noise>